Ciò che vedete davanti a voi è la rappresentazione in scala 1-1 di un decimo della parte nord-orientale della famosa fossa numero 1. Fino ad ora avete conosciuto molti dei grandi traguardi raggiunti dal primo imperatore Qin Shi Huangdi. Dalle conquiste militari e le geniali strategie di guerra all'unificazione della Cina. Qui siete al cospetto del suo traguardo definitivo. La creazione di un esercito di terracotta. La prima costruzione mai tentata di questo genere. L'esercito di terracotta è la perfetta riproduzione del vero esercito, con fanti, soldati, ufficiali, carri, balestrieri e arcieri. L'ambizione dell'imperatore era di vivere nell'aldilà, con lo status e i mezzi a cui era abituato nella vita terrena. Scopriamo quindi la fossa e i suoi guerrieri. Ecco i soldati senza armatura che rappresentano la prima linea. Circondano la fossa e sono gli unici a guardare in alto. Si crede che in questo modo possano vedere i nemici che si avvicinano alla necropoli per prepararsi a difenderla. Inoltre, non avendo armatura, erano considerati di un rango inferiore rispetto agli altri soldati dell'esercito. Alla seconda linea di difesa appartengono i soldati in armatura. Questa categoria è più protetta e guarda in avanti. Osserviamo i cani e i cavalli dell'esercito. Potete immaginare la paura che dovevano incutere al nemico mentre avanzavano veloci. Costituivano un elemento chiave dell'esercito dell'impero di Qin. Ad ogni cano erano legati 4 cavalli. Sulla destra possiamo vedere un cano completo, come doveva essere quando fu costruito. A sinistra osserviamo lo stato in cui i cani sono stati ritrovati all'interno della fossa. Il legno consumato dal tempo. I cavalli erano molto considerati da Qin Shi Huangdi e l'importanza data loro si riflette nella composizione dell'esercito. Potete notare il lavoro profuso per costruirli e gli ornamenti per loro elaborati, un'attenzione al dettaglio che comprende anche i cocchieri. Da questa altezza la visuale è completa e mostra tutti i soldati nel loro insieme. I carri spesso erano equipaggiati con una campana, usata per lanciare la carica e dare comandi in battaglia. Dietro ogni carro c'erano 2 cocchieri. Ma è un'informazione questa che si può solo ipotizzare. Non esistono indicazioni scritte sul loro abbigliamento. Sembra indossassero delle armature simili a quelle dei soldati semplici, cosa che fa pensare che appartenessero a quel rango. Ora veniamo agli ufficiali di rango intermedio. L'armatura è più elaborata, così come lo stile delle orecchie e del copricapo, molto più definito che nei soldati fino ad ora descritti. Sono presenti in tutta la fossa e, come in ogni esercito, dovevano essere preposti a trasmettere gli ordini. Il generale è un ufficiale di alto grado, perché sono stati ritrovati entrambi i titoli, era di rango molto alto. Nella fossa numero 1 sono presenti soltanto 2 generali. La loro armatura è ancora più elaborata degli altri. Scende fino alle gambe, proteggendo maggiormente il corpo. La posizione è alle spalle dei carri. In questo modo il generale poteva trasmettere gli ordini ai cocchieri. L'espressione induce un senso di rispetto e autorità. Richiamiamo ancora l'attenzione sulle orecchie e la complessità del copricapo, un tema ricorrente nell'esercito di terracotta. Come potete osservare, nell'esercito di terracotta, malgrado tutti i soldati abbiano una collocazione per le armi, nessuno ne stringe una. Si pensa infatti che tutti i soldati avessero un'arma tra le mani quando l'esercito fu costruito, ma che con il tempo queste siano state distrutte o si siano rose. Risultato che vediamo oggi. Si stima che l'esercito, dispiegato nella sua totalità, fosse formato da più di 8.000 elementi. L'esercito dunque è degno del suo grande imperatore. I soldati di terracotta sono i guardiani del Monte Lin, ultima dimora del grande imperatore della Cina, Qin Shi Huangdi.